Siamo al convegno italo-russo a Milano, alla regione Lombardia. Siamo con Marco Tizzoni, vicepresidente Commissione Programmazione e Bilancio. Allora, la prima domanda ovviamente rapporti regione Lombardia e la Russia o qualche regione in particolare. Ma regioni particolari su tutte, in questo momento Novosibirsk, la regione siberiana di Novosibirsk, con la quale abbiamo stipulato in questo anno, in questo ultimo anno, una forte collaborazione politica e commerciale, addirittura che è sfociata poi in un protocollo d'intesa tra le due regioni. Sì, quindi lei è stato artefice di questo protocollo, quindi magari può spiegare meglio questo. Sì, praticamente abbiamo sottoscritto, io ho scritto, prima ho ideato, poi ho scritto fisicamente il protocollo che prevede uno scambio di relazioni politico-commerciali, industriali, culturali e turistiche fra le due regioni. Questi sono protocolli d'intesa che vengono poi firmati, sono come sono stati già firmati dai governi, per cui anche il governo Renzi, ha avallato l'accordo. In questo momento la regione Lombardia, per cui ha l'obbligo, perché è diventato a legge, ha l'obbligo di aumentare gli scambi con la regione Novosibirsk e poi verranno altre regioni subito dopo, ma in questo momento su tutte c'è questo protocollo. Quindi Regione Lombardia e lei sono stati i primi di firmare questo accordo e altre regioni già prendono come esempio la vostra, possiamo dire, know-how, eccetera, e andranno avanti con altri. Sì, il nostro è un campione, un protocollo campione che ha aperto già la strada ad altre regioni della Repubblica della Russia e della Federazione Russa e infatti oggi siamo qui a Milano a parlare proprio di aumentare gli scambi industriali, commerciali e culturali con tutta la Russia. E il nostro protocollo verrà preso d'esempio perché è la strada più corretta, è la strada più rapida, più veloce e anche una garanzia nei confronti dei nostri imprenditori e degli imprenditori russi che vogliono fare più relazioni fra le due regioni o fra le regioni. Sì, assolutamente, soprattutto nel momento quando ci sono sanzioni, contrasanzioni e quindi con questo protocollo magari riuscite a sbloccare in qualche modo, non so, previsione sulle sanzioni, contrasanzioni, chiaro Ma è. una previsione in questo momento abbiamo un sentore positivo, nel senso che almeno qua in Lombardia crediamo che il governo, almeno quello italiano, non consenta più all'Italia di entrare nel blocco delle sanzioni. Speriamo che per noi si apra definitivamente il libero scambio. Ma se così non fosse, comunque la Lombardia continuerà ad andare avanti con le proprie interazioni politiche, commerciali e industriali, grazie proprio a questi protocolli che, ricordo, sono firmati dal governo italiano, per cui sono avallati dal governo italiano. Io sono convinto che il protocollo, questo primo protocollo, è stata anche una leva affinché le altre regioni italiane si muovessero nei confronti del nostro governo per dire no alle sanzioni, per dire stop alle sanzioni. Grazie.